questo incontro. Quindi quali sono le risposte che possiamo già dare e quali sono invece gli impegni che è possibile prendere? Buongiorno a tutti e grazie. Io davvero voglio essere breve, anche perché, come diceva bene il Questore, le cose che sono state dette prima non solo sono state arricchenti, ma credo che abbiano fotografato bene anche la nostra situazione. La Regione Campania, credo che insieme al Presidente, che saluto e ringrazio, procederà, spero in maniera molto celere, alla sottoscrizione di questa convenzione, perché parte da una preoccupazione che ha avuto il CESBOB relativa alla formazione degli operatori, che è sentita perché in tutti i comuni della nostra provincia stanno nascendo nuclei di protezione civile, c'è grandissima voglia di fare. Di converso, il terzo settore è diventato e diventerà sempre più centrale all'interno non solo delle politiche ma anche dei servizi dei nostri piccoli comuni, perché qualcuno diceva non devono sostituirsi, tuttavia qui non si parla di sostituzione ma si parla di una macchina amministrativa nei comuni, nei nostri comuni soprattutto, dove in forze, parlando di forze dell'ordine, c'è soltanto in molti casi un agente di pubblica sicurezza, nuclei di protezione civile, le misericordie, ma tutte le associazioni di volontariato non solo diventano carne viva del paese ma danno chiaramente dei segnali straordinari anche per quanto concerne l'operatività. E tuttavia, se dobbiamo essere utili, c'è bisogno in maniera imprescindibile della formazione. C'è bisogno della formazione non solo, lo raccontava bene prima la rappresentante dei Vigili del Fuoco, l'architetto, che ho quanti interventi quest'anno? Più di 1000 soltanto. Solo per incendi boschivi 1340. Solo 1340. Io credo che come pubblica amministrazione dovremo partire, ho sentito parlare di alluvione, del terremoto, di incendi boschivi, anche dalla considerazione che i cambi climatici oramai sono all'ordine del giorno e credo che dovremmo già capire che oramai il clima è cambiato e siamo e saremo probabilmente sottoposti a periodi di fortissima siccità con annessi problemi, periodi di piogge fortissime, abbiamo avuto l'alluvione 2 anni fa, sono tutti rischi che oramai dovremmo anche come pubblica amministrazione mettere nella nostra agenda in maniera prioritaria. Metterli in maniera prioritaria significa non solo fare dei piani di protezione civile finanziati, 30-15 mila euro, quindi non solo rispondere all'adempimento burocratico perché ce lo dice la legge, ma facciamo un buon lavoro se quei piani di protezione civile li facciamo in maniera concordata, concertata, tenendo ben presente, lo diceva bene il Questore, le catene del comando quali sono, con la speranza di mettere personale formato. Ma sì, lì stiamo parlando di emergenza. Io invece in un periodo di calma e tranquillità dico che il CESBOB, il terzo settore in generale, è utile proprio nella ricognizione di quelle che possono essere delle potenziali emergenze. Se parliamo del terremoto dell'80, io vorrei far riflettere voi e gli amministratori pubblici che sono qui in merito a tanti edifici magari abbandonati nei nostri centri storici, per i quali dovremmo fare un'attività di ricognizione e di concertazione anche con i proprietari. Lo dico semplicemente perché credo che un buon lavoro da parte della pubblica amministrazione non sia solo e soltanto quello di fare l'ammenda o il provvedimento, molto spesso è proprio nell'interlocuzione anche con i nostri concittadini, chiamarli per farli rendere conto e per dire guarda che questo immobile, lo diceva bene il geologo prima, se c'è un terremoto anche piccolino, credo che molti dei nostri centri storici saranno danneggiati in maniera importante. Rendersi conto, concertazione, applicare le giuste e doverose misure di sicurezza in tempo di pace, credo che sia un'attività che potremmo immaginare nell'immediato di mettere in piedi. Lo possiamo fare per quanto concerne l'aspetto dei terremoti, quindi dei sismi, ma ricordo che post alluvione io sollevai il problema della pulizia degli alvei fluviali. Sono passati 2 anni, il fiume Calore è qui sotto, tutti vi rendete conto anche ancora delle condizioni in cui versa il letto dello stesso. Credo che anche qui, se non cerchiamo di risolvere questo problema, io avevo proposto un progetto di recupero di inerti fluviali e compensazioni sulle opere, sui triennali dell'opera della provincia di Benevento, lo sottoposi a tutte le autorità civili e militari, perché credo che portare le cose alla luce del sole sia necessario.
e tuttavia sono passati 2 anni, quello che abbiamo ricostruito, dovremmo fare un focus su come lo abbiamo ricostruito sul post alluvione e vedere anche le cause, magari immaginare cause di prevenzione. Io credo che rispetto a 2 anni fa non abbiamo fatto una buona opera di prevenzione. Credo che non ci sono tagli nelle montagne, nei terreni, credo che oggi una forte acquazzone ci rimetterebbe di sicuro in un'enorme crisi. Allora, se dobbiamo cominciare quest'opera di edificazione e di valorizzazione del terzo settore e del volontariato, credo che bisogna cominciarlo da qui. Piani di protezione comunale che siano concertati, reali, veri, non solo messi a conoscenza da parte di tutti i cittadini, ma credo che i nostri nuclei comunali debbano, tra le altre cose, fare anche un'attività di pubblicizzazione o quantomeno di fraternizzazione di queste straordinarie notizie, perché non basta metterle sul sito internet e sul sito internet dei comuni, perché oggettivamente sono cose che vanno raccontate, bene fanno i nostri volontari a farlo soprattutto nelle scuole, a farlo con i bambini, a farlo con le fasce più giovani della popolazione, e tuttavia credo che bisogna metter mano in maniera sensibile. Negli stessi piani, io voglio ricordarlo a me stesso, ma a chi amministra la cosa pubblica, beh, non solo dobbiamo prevedere le zone in cui fare i punti di raccolta, ma non ricordo chi lo diceva prima di me, censire strada per strada, famiglia per famiglia, avere il numero preciso delle persone diversamente abili, persone che hanno patologie particolari. In caso di emergenza bisogna andare ad operare nell'immediatezza lì. E tuttavia quanti nostri piani di protezione sui nostri comuni prevedono questa attività straordinaria? Pochissimi. Abbiamo fortunatamente il tempo di rimetterli in piedi. L'impegno che prendo sicuramente con voi è quello relativo alla sottoscrizione della convenzione, e vi porto i saluti del sottosegretario De Caro che, salutando Raffaele, mi assicurava l'impegno per quanto riguarda la modifica del decreto attuativo, perché è chiaro che il milione di abitanti, soprattutto nelle zone interne della Campania, è un obiettivo di difficile raggiungimento, nella misura in cui non solo abbiamo poca popolazione, ma siamo anche quella fascia di paese che è oggettivamente soggetta o potrebbe essere soggetta in maniera oggettiva a cataclismi in maniera maggiore rispetto ad altre zone del nostro continente. Allora dico, la concertazione certo, con delle barre di comando fisse, ma credo che ognuno di noi può fare tanto e deve fare tanto ancora. Ma cominciare a far tanto ancora si comincia, lo ripeto ancora, nei nostri piccoli centri, nei nostri piccoli comuni, dando un'utilità, formandosi, ma dando soprattutto un'utilità, tra virgolette, in tempi di pace, quando non abbiamo terremoto, quando non abbiamo alluvione, a mettere quelle precondizioni per cui non solo quei piani possano essere efficaci, ma cercare di prevenire in maniera oggettiva, in maniera ragionevole, in maniera garbata, in maniera concertata con i nostri concittadini, tutte quelle attività che, messe in piedi sicuramente nel malaugurato caso di evento calamitoso, possano, voglio dire, prevenire, agevolare o quantomeno rendere più facile tutta quella che è l'operazione non solo del primo soccorso, ma soprattutto quella della ricostruzione. Quindi la formazione al punto primo, ma soprattutto quello che andiamo a toccare, a modificare, a mettere mano, soprattutto con soldi relativi a finanziamenti pubblici, dobbiamo farlo nell'ottica della prevenzione. Anche il PSR e l'FSE offrono importanti finanziamenti in merito a questi problemi, non solo per gli enti pubblici ma anche e soprattutto per i privati, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico e la riduzione del rischio dello stesso. Sono cose che con Raffaele, nell'altra sua veste di presidente della CIA, stiamo cercando di raccontare a tutto il Sannio, e credo quindi che possiamo sicuramente fare un salto in avanti per quanto concerne la qualità. Sicuramente Benevento può diventare un asset centrale per quanto riguarda la formazione del volontariato, ma credo che l'impegno debba essere concertato, costruttivo, continuo e costante, il dialogo non solo con voi ma anche con i nostri concittadini, perché riuscire ad alzare l'asta anche del livello della conoscenza e di come si ci comporta e di quali sono le attività umane che, messe in piedi, possono causare minor danno possibile, e attività che la politica deve mettere in testa alla propria agenda. Io vi ringrazio,
per la partecipazione a questo straordinario momento che 2 anni fa ricordo benissimo. Sicuro di lavorare con voi, vi rassegno la mia disponibilità e chiaramente buona giornata, buon campo scuola e grazie per quello che avete fatto e soprattutto per quello che state facendo.